con definizione bassa, perché sono le impostazioni da player che dopo cambierò. Ma inizia, finalmente siamo tutti molto felici, finalmente di poter assistere a un nuovo streaming, a una nuova diretta fatta di questi campioni. Nell'angolo in alto a sinistra, uno dei giocatori più in forma dell'Italia di StarCraft, ha da poco conquistato la nazionale B, è del team Nets Gaming, come Protoss rosso, Narcil! Nell'angolo in basso a destra, dalla parte opposta, un altro Protoss, il giocatore che ha vinto anche il terzo posto per quello che per noi è stato il game dell'anno contro Chrono Warrior, un game che tra l'altro aveva anche perso, e quindi questa sera nuovamente in diretta si vorrà vendicare dal clan Punk lo sommo poeta Carl Sicht! Ora vi faccio vedere come fare a impiantare tutto, ho appena bloccato la partita cambiando le impostazioni grafiche, ma sapevo che succedeva, quindi non vi preoccupate, infatti adesso è già tutto ripartito, ma guardate com'è tutto più bello in questo momento. Andiamo a vedere che i due giocatori hanno posizionato il portale, mi dispiace voi non possiate vedere Guzzo in questo momento, ma che dovevate vedere solamente questi due giocatori Protoss, perché Guzzo è certamente molto più bello. Ma intanto iniziano le fasi di scout, guardate che Narcil manda la sua probe prima all'Axel Naga, le due probe si vedono entrambe. Carl è direttamente in vantaggio per quanto riguarda il timing di scout. Per il momento abbiamo un geyser di Vespene, un assimilatore di Vespene a testa. Arriva adesso il secondo pilione per entrambi. Probabilmente Carl aveva preso il gas leggermente in anticipo rispetto al suo avversario. Adesso entrambi vanno a posizionare anche il loro centro cibernetico. Saremo aggiornati ovviamente anche sulle altre fasi, sulle altre partite di questo torneo organizzato dagli HSDL per festeggiare il loro anniversario. Intanto attenzione, perché Carl, molto manner, molto bad manner, è andato a posizionare il suo secondo assimilatore da Narcil, che quindi non potrà prendere il secondo gas, o almeno non potrà farlo in tempi molto molto brevi, e risponde andando a posizionare quindi un altro portale, cosa che ancora non ha fatto Carl. Ovviamente gli HSDL hanno voluto estendere il torneo anche ad altri team italiani, infatti in questo caso vediamo un giocatore del team Nets Gaming, mentre dall'altra parte Carl del clan Punk. Intanto inizia subito questo Zelota a farsi aggressivo verso il suo avversario Narcil. Dall'altra parte vediamo come lo Zelota di Narcil stia iniziando a colpire. Andate. Tanto attenzione, Guzzo mi sta dicendo che lui si aspetta un 4 gate da parte di Carl Sicht, mentre dall'altra parte però attenzione, perché il secondo portale di Narcil è pronto, sta cronobustando i due Zeloti, e infatti guardate che da parte di Carl arrivano in questo momento gli altri 3 gate. Quindi Guzzo aveva ragione, Guzzo conosce il suo maestro Carl Sicht. Guardate che Narcil è costretto a mandare anche le probe, ma in questo momento sta certamente perdendo tempo di mining importante. Non ha neanche scoutato in questo momento, Narcil non ha ancora scoutato. Però attenzione, perché ha visto il pilone, Narcil è riuscito a vedere il pilone, guardate che manda anche delle probe a difendersi addirittura. Iniziano a salire, inizia a salire questo persecutore, questo Zelota si va a difendere Narcil sfruttando anche le 4 probe. Momento di grande tensione, il primo game della serata, il primo game commentato da Bazakast, potrebbe durare veramente pochissimo. La tensione di Hatch 8 Brerosso, no, che era? Ase Argento, no, Ase del Subabbo, Dario Argento è. Intanto arrivano i primi warp da parte di Carl, che però in questo momento sembra essere indietro sulle unità, ha solamente uno talker in più. Andiamo a vedere, va a posizionare adesso un altro pilone, va a posizionare ben due piloni Carl, due piloni posizionati da Carl, che però perde uno stalker, si sta difendendo molto molto bene Narcil che però ha solamente 3 gate, quindi potrà warpare più unità, ma deve stare attento a non perderne troppe Carl. In questo momento, per il momento, la situazione sembra avvantaggiare decisamente il giocatore del team Nets Gaming, ma Carl continua a fare avanti e indietro. In questo momento è arrivato anche un force field che certamente renderà molto molto più difficile la situazione per il giocatore del clan Punk,
Tra l'altro sta perdendo anche i suoi filoni. Prova a salire, ma in questo momento è splendidamente chiuso Narsil. Vediamo se Karzit continuerà a warpare unità oppure si aspetterà a questo punto e cercherà di tornare indietro. Certo è che a questo punto la situazione è difficile, anche perché il suo avversario ha 6 probe in più. Adesso sta continuando ad attaccare tutti i filoni del povero Karl Sigt, che a questo punto direi che si trova in una situazione di netto svantaggio. Guardate anche la differenza di Psi, è veramente veramente assurda. 51 lo Psi di Narsil, 36 quello di Karl Sigt, che adesso si va a prendere anche una exp Narsil, mentre dall'altra parte la risposta di Carle di andare a posizionare una fabbrica robotica. A questo punto il giocatore del Clan Punk deve cercare il tutto per tutto, deve cercare in qualche modo di farsi aggressivo. E iniziano i canti. Anche nel 2013 non sono andate in ferie le sirene di Ayur, sono sempre al lavoro per sostenere i piccoli sergenti Protoss. Vediamo che Carle prova ad uscire dalla sua base, va a perdere un'ennesima probe come se ne avesse tanta. Narsil va a controllare quella che è la situazione con questi 4 Stalker. 41 Psi per Carle, 55 per Narsil, che a questo punto probabilmente andrà al contrattacco. Stanno arrivando anche altre unità, 3 Gate Robo, tra l'altro andrà a posizionare anche un laboratorio robotico. Attenzione, perché questo scontro potrebbe anche decidere il primo game tra questi due giocatori. Continua a salire Narsil, continua molto molto minaccioso Narsil. C'è però un force field da parte di Karl, tra l'altro neanche ottimo, perché aveva lasciato un piccolo spazio. I due schieramenti sulla sinistra Narsil, sulla destra Karl Sigt, si vanno a studiare dall'alto di questa montagnola. Karl controlla la situazione e sa di essere in netta difficoltà, ma nonostante tutto proverà, per il potere di Ayur, a riportarsi in game, a cercare una mossa disperata. Sta arrivando adesso il prisma, prisma dimensionale, probabilmente cercherà una sorta di drop. Monta su questo prisma 4 zeloti, 4 zeloti montati sul prisma, ma in questo momento sta arrivando anche un osservatore. Il prisma deve muoversi velocemente, non verrà visto dal giocatore del Team Nets Gaming. È l'ultima, l'unica forse possibilità che ha il giocatore del Clan Punk di riportarsi in partita, in una situazione che sembra ormai quasi compromessa. Adesso attenzione, perché questa probe vede anche l'esercito uscire sul fronte centrale. L'esercito non è molto molto sostanzioso, quello di Karl. Tra l'altro c'è anche già ben 2 Immortal, che 2 Immortal da parte di Narsil. Tanto strani suoni vengono dalla Guzzo Station. Vediamo che sta facendo il giro questo prisma. Narsil vede che c'è una exp di Karl, ma sa che il suo vantaggio è incredibile, ha quasi il doppio delle probe. Tutto nelle mani di questo prisma e di questi 4 zeloti. Mentre addirittura, guardate, i due prisma si scambiano la posizione. Il prisma Ferrari da parte di Narsil, molto più veloce, ed infatti è costretto a tornare indietro Karl in questo momento. La situazione a questo punto potrebbe essere decisamente compromessa. Narsil addirittura il turbo al prisma dimensionale. Vediamo, guardate com'è veloce, però è già posizionato Karl per aspettarlo, per attenderlo. Ci sono 2 Immortal dentro il prisma di Narsil. Vediamo che adesso verrà depositato. Questi 2 Immortali vanno a scendere, iniziano ad attaccare 2 Immortali. Davo che Karl potrebbe addirittura portarsi a casa il prisma, non ci riesce, non ci riesce, non ci riesce, mi risentite anche in cuffia. E arriva, va a perdere però 2 Immortali, ha perso 2 Immortali in questo momento Narsil in maniera abbastanza gratuita. 92 Psi per Narsil, 76 per Karl Sigt, che sta piano piano recuperando. Attenzione, anche se da questa parte c'è già un colosso, il vantaggio di Narsil è sempre sì enorme, ma si sta piano piano assottigliando. In questo momento arriva il laboratorio robotico anche per Karl, che però guardate ha sempre 15 probe in meno rispetto al suo avversario. Adesso va a posizionare anche una forgia. Narsil dovrebbe sfruttare il suo vantaggio, dovrebbe cercare di tenere sotto pressione il giocatore del Clan Punk. Continua ad
avanzare all'Axelnaga, i due eserciti entrambi all'Axelnaga, il piccolo esercito di Karl contro la potenza di Narsil, un esercito supportato anche da un colosso, mentre attenzione perché il prisma di Karl è riuscito a depositare tantissimi zelati, prova a distruggere questa fabbrica robotica, se ci dovesse riuscire il numero dei colossi sarebbe rapidamente ridotto, non ci credo, è andata giù la fabbrica robotica di Narsil. Adesso potrebbe andare giù anche il prisma, ma certamente una buona mossa da parte di Karl. Però ancora un'altra robo, abbiamo ben due robo per Narsil. Adesso sta arrivando anche il terzo Nexus da parte di Narsil, ma attenzione, 119 psil per il giocatore del team Nets Gaming in questo momento, 84 per Karl Sigt. Stanno arrivando anche i primi upgrade, ma sta arrivando anche i primi colossi da parte di Karl. Però in questo momento si va a muovere in avanti Narsil. Adesso sa di avere il numero dei colossi giusto per attaccare, sono 4 colossi, addirittura 4 colossi contro dall'altra parte un Immortal, 9 Zeloti e 5 Stalker. Probabilmente quello di Karl Sigt dovrà essere un miracolo, ma neanche un miracolo potrebbe bastare, perché 4 colossi sono fondamentalmente infermabili a questo punto del game. 16 minuti di partita da un 4 gate iniziato malissimo. Adesso la situazione per lo sommo poeta potrebbe essere drammaticamente irrimediabile. Prova a splittare il suo esercito, anche lui un colosso, addirittura potrebbe andare in base trade, difendere la base, dovrebbe sapere che è impossibile. Guardate che 4 colossi stanno già attaccando queste rocce per passare un po' da tutte le parti. Attenzione però, perché sono non difesi, non sono difesi 4 colossi, ma non ci sono stalker sufficienti. Arriva adesso l'ingaggio degli ingaggi, colossi su colossi, colossi su colossi, ma l'esercito di Karl si sta venendo schiacciato dalla potenza di Narsil. È arrivato anche il quinto colosso dall'alto con le loro lance termiche, secondo colosso anche per Karl, ma una differenza di psi immensa, una differenza di psi assolutamente immensa. Arriva il